Troppo facile per l'Ancona che è forte e può ancora crescere. Urbino sbaglia probabilmente approccio alla partita, poi regala, si ritrova sotto di due gol al 22esimo. L'Ancona tranquilla controlla, rischia solo al 23esimo del secondo tempo, ma Recchi para il rigore di Sabatini e l'Ancona porta a casa il 2-0 e i tre punti. Urbino con mister Ceccarini in tribuna, Ciccarelli squalificato, quattro difensori, bella gamba tra difesa e i quattro centrocampisti, Baffioni non in buone condizioni fisiche di punta. 4-4-2 Dorico con nuovo arrivo Aquino e Principi di punta, Duranti a destra, Ancona senza Pesarese e l'ex fossombronese Faieta. Pronti via, l'Ancona c'è, l'Urbino no. Al settimo calcio da fermo, Tedoldi per la testa di Argiolasse che insacca, ma bandierina alzata del primo collaboratore, fuori gioco. Ma al decimo azione precisa biancorossa, difesa Urbinate alla fiera di San Nicola di Pesaro, il tiro di Aquino angolato ma debole si insacca, è l'1-0. Urbino accusa e non reagisce sia per merito dell'Ancona sia per colpa dell'atteggiamento troppo remissivo. E al 22esimo una palla innocua dalla destra, la difesa dell'Urbino non dà segni di vita e l'Ancona senza dare il gas si ritrova in vantaggio per 2-0. Poi l'Urbino ci prova, ma troppo solo Baffioni, bruscaglia, guidi sulle ali, si muovono, cambiano posizioni spesso, ma praticamente non creano palle giocabili. Sabatini generoso come sempre, ma non basta. E la risposta giallo-blu è solo al 43esimo di questo primo tempo su Mischia con bruscaglia che viene fermato al momento del tiro. Nella ripresa si cambia da una parte e dall'altra e Silvi che sostituisce Ceccarini squalificato prova anche a far avanzare Guidi e metterlo vicino alla prima punta ed è proprio Guidi al 23esimo che viene messo a terra in area, rigore netto, Sabatini dal dischetto ma si fa parare il tiro. Al 27esimo calcio da fermo per l'Ancona, palla in mezzo, Principe si inserisce, para questa volta tranquillo Vescovi, ma poi la partita finisce qui, la volontà dell'Urbino non manca ma non basta, praticamente saltano i giocatori sotto i tifosi venuti anche oggi in massa qui a seguire la propria squadra, sventolano le bandiere biancorossi, per quelle giallo-blu bisognerà invece aspettare.